14.35, puntuali come sempre. Grazie. Sono un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, membro di questa missione tecnica avanzata che ha ricompreso 7 funzionari del Ministero degli Esteri, Ministero degli Interni, Ministero della Difesa e Protezione Civile, che a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo scorso si è recata immediatamente in Tunisia per appunto esplorare su campo il tipo di intervento da mettere appunto in atto che ci è stato richiesto dalle autorità tunisine e dalle autorità egiziane il 2 marzo scorso. Pochi uomini, coordinata la cooperazione allo sviluppo italiana per l'appunto, e già dal 4 marzo abbiamo cominciato con le operazioni di rimpatrio. Al di là della rapidità e operatività, anche l'umiltà con cui ci siamo posti, che a differenza di altri, incluse le organizzazioni internazionali, noi siamo arrivati sul posto, come dicevo, rapidamente, orecchie aperte, taccuino aperto, pronti ad accogliere tutte le richieste che le autorità ci hanno avanzato. L'Italia finora ha fatto quello che aveva il dovere di fare, e cioè intervenire dal punto di vista umanitario con questo campo che verrà allestito nel giro di pochissimi giorni al confine tra la Libia e la Tunisia, e ancora con la predisposizione di voli di rientro sia in Egitto sia verso il Bengala. E lì ho visto l'Italia, quel pezzo di Italia, reagire in maniera assolutamente lodevole, esemplare, commovente di notte sui moli.